Ave, Caesar, morituri te salutant. Questa è la frase che mi è venuta in mente durante una pausa a caffè dove lavoro. Mentre i miei colleghi di lavoro mi parlavano, la mia mente olografica ha visualizzato questa scritta in caratteri cubitali. Ave, Caesar, morituri te salutant, che tradotto dal latino significa: quelli che stanno per morire ti salutano. Questa frase è, per tradizione, considerata la frase latina che i gladiatori indirizzavano all'imperatore prima dell'inizio dei giochi nell'arena, dove, molto probabilmente, molti di loro non ne sarebbero usciti vivi. Dicevo che i miei colleghi mi parlavano. Chiaramente è un eufemismo. Diciamo subito che dove io lavoro, circa il 2% delle persone non si è ancora vaccinato. In questa percentuale, come molti di voi ben sanno, mi ci trovo anch'io, almeno per adesso. Nel video intitolato "Sarà un bagno di sangue", che ho pubblicato il 20 settembre 2021, ho spiegato bene la mia situazione. Quindi, secondo voi, su cosa verte qualsiasi discorso quando mi viene la sciagurata idea di prendermi un caffè? Esatto. Verte sul perché io non mi sia ancora vaccinato. Ma fosse solo questo, sarebbe nulla. Perché dopo la mia immancabile risposta sul fatto che io non mi vaccini perché sono ancora vaccini sperimentali, subentra l'immancabile controrisposta sul fatto che io sia un complottista barra terrapiattista barra negazionista barra antiscientifico oltranzista, eppure idiota. Detto tra noi, quello che pensano i miei cari colleghi di lavoro mi interessa la stregua di come mi interessi sapere se la regina d'Inghilterra abbia o meno le raga di anali. Meno che zero. Il discorso è questo. Io vorrei prendermi solo un caffè, sorseggiandolo in tranquillità, fermarmi 5 minuti a riflettere tra me e me, e poi tornare al mio lavoro. Punto. Ma esistono quegli imponderabili scherzi del destino dove lui ti tesse, alle tue spalle, una trama talmente ben organizzata che tu cadi nella sua ragnatela senza possibilità di opporti. Posso io sapere che le altre 3 macchinette del caffè dislocate in altri punti dell'azienda sono tutte contemporaneamente fuori servizio? No che non lo posso sapere, anche perché non sono un consumatore seriale compulsivo di questa bevanda. Ne prendo uno al giorno, proprio quando voglio starmene un po' in tranquillità. Non l'avessi mai detto. Guardo da lontano la macchinetta del caffè su cui ho puntato la mia attenzione. Vedo che non c'è nessuno e mi avvicino sereno per fare la mia sacrosanta ed unica pausa. Infilo la chiavetta precaricata, digito sul tastierino una dose aggiuntiva di zucchero visto che la vita è già amara di suo. Scelgo la bevanda e attendo serafico. Ma non faccio in tempo ad aspettare i 30 secondi che mi servono per poterla prelevare che vedo da lontano un movimento sospetto. 3 tizi, di un altro reparto, con i quali avrò scambiato sì e no 10 parole in più di 20 anni, si avvicinano con fare sospetto nella mia direzione. Ma che strano, penso io. Di solito quei tizi vanno a prendersi il caffè alla macchinetta dall'altra parte dell'azienda. Non faccio in tempo a pormi questo difficilissimo quesito che noto sopraggiungere.
da un'altra direzione ancora, altre quattro persone decise e sicure verso di me. Ma non è tutto. Alle mie spalle si apre una porta che suddivide ulteriormente l'azienda con un altro reparto. Altri due si aggiungono, così, all'allegra combriccola. Sono ormai circondato. Lasciando stare che le norme attuali aziendali, e non solo, stabiliscono che bisogna evitare in tutti i modi gli assembramenti, maledico in cuor mio quel pensiero nefasto di volermi prendere un caffè, perché so già dove andranno a parare i discorsi. Andranno a parare sul discorso unico e monotematico che da 2 anni circa tiene banco in qualsiasi accezione del consorzio umano. Superati i primi convenevoli di rito, conto mentalmente i secondi che trascorreranno prima della fatidica domanda. Ma tu, alla fine, ti sei vaccinato? Ed ecco che, inevitabilmente, lo Sherlock Holmes del gruppo la pone, rivolto alla mia attenzione con il tono giusto di voce e l'aria sadica di soddisfazione, per far intendere anche agli altri che è giunto il momento di castigare uno dei pochi Novax rimasti in circolazione da quelle parti. So bene di trovarmi sopra un ring per un incontro di box, dove, invece di avere un solo avversario di fronte a me, ce ne sono una decina. E non c'è neanche l'arbitro. La cosa non mi scompone minimamente, ho le spalle larghe e anche qualcos'altro che in questo millennio arcobaleno è stato dimenticato. Si tratta di un attributo che veniva elargito fino a pochi decenni fa a mani larghe dalla natura al sesso maschile. Attributo che, oggi, è ampiamente dimenticato perché è divenuto una rarità. A questo proposito invito chi non lo avesse già visto a visionare il video che pubblicai oltre un anno fa dal titolo Come bravi cagnolini, dove spiego meglio cosa intendo dire con la parola attributo. Ma torniamo a noi. In una situazione come la mia, di netta minoranza in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, la maggioranza delle persone, al mio posto, avrebbe subito cercato di deviare il discorso o di minimizzare adducendo anche qualche bugia. Ma non è il mio caso, purtroppo per loro. Dico purtroppo perché quando mi trovo di fronte a delle persone perfettamente ignoranti su cosa stia accadendo nel mondo da 24 mesi a questa parte, persone completamente soggiogate dal pensiero dominante che ha fatto loro il lavaggio del cervello perfetto, tenendo anche conto che di neuroni, già in tempi non sospetti, ne erano presenti ben pochi in quei cervelli, allora inizio veramente a divertirmi. Generalmente questo tipo di soggetti, che ormai rappresenta la stragrande maggioranza della popolazione, se non mondiale, sicuramente nazionale, crede di avere la verità in tasca perché lo dicono gli scienziati della televisione. Sappiate che non c'è niente che faccia imbestialire di più un soggetto del genere del trovarsi di fronte a qualcuno che ti risponde con dati alla mano e ti mette di fronte ad una verità incontrovertibile, lapalissiana, cristallina, trasparente e inattaccabile. Quando dimostri a questi soggetti l'incoerenza degli scienziati della televisione rispetto alla verità oggettiva che abbiamo tutti sotto gli occhi, non potendo controribattere perché andrebbero in cortocircuito mentale, iniziano a sbavare di rabbia. Quello è il momento, quando sei sopra un ring, di colpire l'avversario con un gancio al mento e mandarlo KO, perché in quel momento il tuo avversario non ha più la capacità di pensare alla sua difesa, usando la tecnica e l'esperienza, ma è completamente concentrato nell'evitare di perdere la faccia. La domanda che gli manda in tilt a questo punto è questa: come mai nello Stato di Israele, popolazione che ha ricevuto la terza dose ad agosto 2021, stanno salendo in maniera continuativa i positivi tra i vaccinati che hanno iniziato a ricevere anche la quarta dose? Sperimentazione iniziata proprio l'altro ieri? Sperimentazione che chiamano secondo booster, per non chiamarlo quarto vaccino inutile. Mentre i trogloditi che ho di fronte cercano di mettere in fila inutilmente una risposta di senso compiuto, vedo sulle loro teste una luce al neon che si accende lampeggiando con questa scritta fosforescente: Ave Caesar, morituri te salutant. E mentre diventano paonazzi dalla rabbia, perché comprendono, ma non lo ammetteranno mai,
di essere entrati in una spirale che li porterà sempre più in basso e da cui non potranno uscirne se non pagandone conseguenze probabilmente inimmaginabili? Mi subentra la certezza inossidabile che questa sperimentazione rappresenti l'affare economico, geopolitico e strategico più grosso dell'intero millennio, perpetrato sulla pelle dell'intera popolazione mondiale. Durante le ultime festività ho sentito telefonicamente un parente con il quale non avevo contatti da qualche anno. Questo parente lavora per lo Stato, indossa una divisa, una tra le tante. Non è importante qui sapere che colore abbia questa divisa, tanto ormai sono diventate intercambiabili. Sono tutte allineate con il pensiero unico, con il nuovo Dio del terzo millennio, il Dio scienza esatta. Mi ha candidamente fatto sapere che per lui non ci saranno assolutamente problemi se si arriverà anche all'ottavo siero inoculato. E mentre me lo diceva, ho solo fatto automaticamente, e credetemi, senza cattiveria alcuna perché non auspico il male a nessuno, questo pensiero. Bisogna vedere se all'ottavo ci arrivi. Ave, Caesar, morituri te salutant. Perché la vera differenza tra i gladiatori e l'uomo moderno è che i gladiatori erano consapevoli che stavano rischiando, nell'arena in cui erano entrati, la loro vita, andando molto probabilmente incontro alla morte. Queste persone, oggi, invece no. Ma forse so anche il perché. La risposta è, in definitiva, la più semplice perché certe risposte le abbiamo sempre avute davanti agli occhi. Erano lì, a disposizione di tutti. Bastava solo guardare. Queste persone, oggi, non si rendono conto di rischiare la vita perché erano già diventate, da lungo tempo, dei morti viventi.